Dame, cavalieri e sbandieratori hanno animato ieri le vie di Calvello per la quarta edizione della giornata medievale ispirata al 4 luglio 1089, data in cui viene citato per la prima volta il nome del paese. Fu in quel giorno che il conte normanno di Marsico Nuovo e l'abate Rado si incontrarono per la donazione di due chiese. Il corteo ha inizio alle 19. Monaci e popolani risalgono il paese dal convento di Santa Maria de Plano e si ritrovano con i signori di Calvello in via Sant'Anna, nei pressi della Torre Sud. Ad attenderli nobili, musici e saltimbanchi. Dopo gli assaggi offerti dai castellani, inizia il corteo vero e proprio, che dalle vie del paese arriva al ponte Sant'Antuono, dove avviene l'incontro tra i due signori, quello di Calvello e il proprio feudatario giunto da Marsico, il conte Normanno. Insieme si dirigono verso il convento de Plano, dove ad attenderli vi è l'abate Rado. Il corteo giunge poi in largo Garibaldi e, quando ormai calata la sera, sul palco allestito davanti alla facciata principale del convento, Normanno legge il documento ufficiale con la quale si conclude la donazione. Tutto intorno un'atmosfera suggestiva con i cantastori e il gruppo di sbandieratori carvinati di Carovigno.